Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti come ogni lunedì all'incontro con la CISL e come ogni lunedì è qui con noi Paolo Zani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti gli spettatori. Un nostro esperto di previdenza, oggi parliamo della scadenza delle presentazioni dei modelli reddituali. Se ci riusciamo. Se ci riusciamo, perché poi come sempre veniamo inondati di telefonate, sì. Per cui... No, diciamo, purtroppo oggi è l'ultimo giorno, però non voglio dare un messaggio tranquillizzante. Cioè, oggi scade il termine per presentare i modelli RED. Cosa sono i modelli RED? Sono le dichiarazioni che i pensionati devono fare all'INPS tutti gli anni. Però in realtà, c'è già una telefonata, però finisco perché altrimenti mi prendo in giro. Cioè, in realtà non tutti i pensionati devono fare questa dichiarazione reddituale. Chi è che la deve fare? La deve fare innanzitutto chi l'ha sempre fatta, così cominciamo già a eliminare una gran fetta di cose. Sono i titolari di pensione di reversibilità, di invalidità civile, quelli che hanno gli assegni al nucleo familiare, chi ha l'assegno d'accompagnamento. Quindi chi l'ha sempre fatta deve farla. Però anche di quelli che l'ha sempre fatta, chi fa la denuncia dei redditi 730 non deve fare la dichiarazione a RED. L'invito che io faccio è che chi ha ricevuto nel mese di settembre-ottobre dell'anno scorso un sollecito, se non ha provveduto a controllare se doveva fare o non doveva farlo, che si dia da fare perché ormai il termine è scaduto. Cosa succede se uno non presenta il modello RED? Succede una cosa molto semplice, che potrebbero sospendere il pagamento delle quote di pensione che sono legate al reddito e magari per qualcuno sono delle quote importanti, per cui non è che uno che gli tolgano la pensione, ecco, per intenderci, però poi dopo andare a ripristinare quello che gli spettava diventa complicato. Quindi poiché i pensionati hanno bisogno di tutto tranne che di complicarsi la vita, perché c'è già la vita complicata per i fatti d'oro, per tutta una serie di motivi, facciamo questo adempimento e la cosa finisce lì. Ok, sentiamo la prima telefonata, perché come prevedibile c'è già gente che si è prenotata. Sentiamo. Pronto, buonasera. 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 Chiamavo per mio marito. Mi dica. Mio marito è nato il 31 luglio del 56. Sì. Ha iniziato a lavorare ad aprile del 73. Sì. Come... apprendista. Sì. E ha all'INPS 9 settimane come apprendista. Sì. Dopodiché ha sempre lavorato dal 1 giugno 73, continua a lavorare anche adesso come lavoratore dipendente. Il problema è che gli hanno perso 7 mesi dal 1 giugno al 31 dicembre del 73 e non siamo riusciti a recuperarli in nessunissima maniera. Ascolti, le faccio una domanda per capire. Lavorava sempre presso la stessa azienda? No. Dove no. Aveva cambiato azienda. Esatto, e l'azienda che gli ha perso i contributi non esiste più. Ascolti, lì potrebbe essere successa una cosa. È questa la domanda? Io volevo sapere quando può andare in pensione. Mio marito sta continuando a lavorare. Allora, diciamo 73, 83, 93, 2003. Quindi sono già 10, 20, 30, cos'ha? 30, no, ha già 40 anni di contributi lui. Insomma, al 31 dicembre del 2014 ne ha fatti 41. Esatto, diciamo 41 anni, se avesse 41 anni di contributi. Allora, la prima risposta, adesso le do, cerco di chiarire il discorso dei 7 mesi che mancano. Lì potrebbe essere successa una cosa, che nel 73, adesso bisogna capire presso che ditta lavorava, se non era però una grossa azienda tipo no, Fiat, no, ecco. Piccola. Cioè, perché il 73 è proprio l'anno di transizione. Per cui secondo me quei contributi lì sono stati versati con una tessera assicurativa. Che noi non troviamo più purtroppo. Ecco, il problema è appunto lì, la vedo... mediamente informata. È ferrata sull'argomento. Vedo che hanno approfondito l'argomento. Sì. Cioè, il problema è che purtroppo la prova provata che i contributi erano stati versati erano le marchette che erano sul libretto. Sì, sì, sì. Per cui se si è perso il libretto non c'è niente da fare. Perché va bene? Non abbiamo le ricevute che l'azienda le aveva versate all'INPS, eccetera, ma non valgono niente. No, se avete il modello O3 però l'INPS deve tirarli fuori. O3? Allora, se non ricordo male il modello O3, cioè che è un fogliettino in cui c'è scritto con l'elenco dei lavoratori in cui dicono che hanno versato una tessera. No, è solo il suo personale, non è quello con l'elenco. Ascolta, provate a guardare. Allora, prima risposta, se è andata persa la tessera non c'è niente da fare.
ve lo dico subito, se è stata versata bisognerebbe andarla a cercare, però non è facile. Se fosse indispensabile per andare in pensione, quel periodo lì sarebbe riscattabile, ma è, ma è riscattabile a pagamento. Eh sì, io volevo sapere anche come si può fare a individuare il periodo minimo da riscattare, cioè senza allora, riscattare tutti i 7 mesi. Allora, la cosa è molto semplice, lei dovrebbe farsi, adesso la risposta che io le do è spannometrica ovviamente, lei dovrebbe farsi fare un estratto contributivo con valore certificativo, va bene? Cioè l'INPS deve rilasciarle un estratto in cui certifica quanti sono i contributi. Una volta che si è in possesso di questo estratto con valore certificativo, si fa il calcolo esatto dei contributi da riscattare. È l'unico modo, perché non si può fare un calcolo dicendo dal 73 ad oggi ha sempre lavorato. Sì, si può fare a spanne, però insomma, non so se mi ha capito. Forse l'abbiamo perso. Noi dobbiamo già andare in via della signora in aprile, abbiamo già l'appuntamento. Ma avete l'appuntamento per fare la domanda di pensione o per vedere qua? Per capire cosa fare. Allora, lei vada in via della signora, che è il patronato ACLI, sì. Lei si faccia fare un estratto contributivo con valore certificativo. L'INPS le rilascia l'estratto dicendo quanti sono, perché se ha lavorato dal giugno del 73 ad oggi dovrebbero essere 42 anni, giusto? Quest'anno basta 42 anni e 6 mesi, quindi teoricamente le basterebbero 6 mesi, però poiché dal 2016 servono 42 anni e 10 mesi, siete lì che ve lo giocate per poco. Esatto, ecco. Esatto. Per cui voi col certificativo saprete esattamente cosa dovete pagare. Ma guardi, adesso io le dico, io sto facendo i calcoli a spanne, perché se dal giugno 73 al giugno 2015 sono 42 anni, giusto? Se poi ha 9 settimane da apprendista, sì, sono 42 anni e 9 settimane, sono 2 mesi, gli mancano 4 mesi, quindi dovrebbe starci dentro, però fatevi fare il certificativo. Un'altra cosa che vi dico, pagate il riscatto solo se è indispensabile, perché altrimenti buttatevi i soldi. Ok, direi che siamo stati esaustivi. D'accordo. Ci siamo, diciamo, un pochettino dilungati, ma ne valeva la pena. Ne valeva una tematica importante, che chiaramente poi queste sono anche tutte fattispecie. Per certo, sì, magari qualcun altro si è riconosciuto. Altro, sì, esatto. Magari si è riconosciuto in questo caso. Vediamo se c'è un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo un'informazione. Io ad agosto faccio 39 anni di contributi. Sì. Dovrei andare nel 2019 con 43 anni e 2 mesi circa. Sì. Siccome ho un'invalidità del 70%, sì, però non usufruisco di nessuna, come dire, di nessuna agevolazione. Sì, certo. E comincio a pesare un po' questa invalidità, no? Volevo, sì, magari smettere di lavorare e pagarmi i contributi. E pagarsi i contributi? Sì. Ma l'INPS può non darmi autorizzazione? No. Allora, ascolti, l'autorizzazione l'INPS gliela dà. Lei potrebbe fare una cosa, adesso qui ipotizziamo uno scenario. Se lei lavora fino al maggio-giugno di quest'anno, lei potrebbe rientrare nella nuova normativa per la disoccupazione, che si chiama NASPI, N-A-S-P-I. Dicevo che dovremo, che qualche volta vi delizierò con gli acronimi, NASPI. Allora, perché converrebbe fare questo? Perché se lei si fa licenziare dall'azienda dove lavora, magari d'accordo, però fate, adesso non è che io vi insegni a truffare lì, però dico, si fa licenziare in un modo o nell'altro, cioè, non dia una pedata nel sedere al datore di lavoro, però se necessario magari si potrebbe fare anche quello. No, adesso questa è una battuta ovviamente. Se lei si fa licenziare, lei potrebbe avere diritto a 2 anni di indennità NASPI, che è coperta da contribuzione, valida per maturare il diritto a pensione. Quindi lei, una volta che ha maturato, che ha preso i 2 anni in più, lei non avrà più 39 anni, ma ne avrà già 41, quindi gliene mancano meno da pagare per andare in pensione. La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, l'INPS non la può respingere, perché lei ha tutti i requisiti per poterne godere. Sappia che il costo del versamento volontario è pari al 33%. Dell'imponibile previdenziale dello stipendio che percepisce, quindi è una bella cifra, cioè nel senso che lei paga i contributi come se lavorasse. Ultimo consiglio, ci provi, magari è
potrebbe essere tempo perso, potrebbe tentare di fare una domanda di assegno di invalidità. Se ha un 70% non è poi lontano dal requisito richiesto dalla legge per aver diritto alla pensione di invalidità, all'assegno di invalidità, e perché in questo modo potrebbe starsene a casa e prendere una pensione calcolata sui contributi versati, quindi non ci andrebbe a rimettere assolutamente nulla. Ok, sentiamo il prossimo di telespettatore. Pronto, buonasera. 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 Buonasera, due informazioni per cortesia. Dica. Prego. Non mi ricordo mai. Avevate detto che c'era, diciamo, un riepilogo dei contributi versati, ma ufficiali dell'INPS, che non mi ricordo mai qual è il nome. Sì. E poi, siccome io sono invalida al 70%, sì. Però non ho diritto ancora a niente. Io quest'anno compierò 30 anni di lavori come contributi versati e ho 49 anni di età. Sì. Volevo sapere, con le leggi di adesso, a che età dovrei andare in pensione, se è normale. Dunque, se ha 49 anni, lei è del 66, giusto? Sì. Era perché con l'anno di nascita faccio meglio, se ammesso che ce l'abbia in tabella, perché siamo in cosa, no, il 66 non ce l'ho, lei comunque non va prima dei 68 anni di età. Con, attenzione però, se lei ha 30 anni di contributi, magari ci arriva con i contributi, se riesce a lavorare ancora, perché ovviamente avendo 30 anni di contributi, lei, diciamo, adesso che qui faccio un calcolo un pochettino un po' in là nel tempo, però diciamo nel 2000, per esempio nel 2024, quindi tra 10 anni, no, nel 2027, tra 12-13 anni, servirebbero 43 anni e un mese, quindi lei ci arriva a 43 anni e un mese. Se continua a lavorare, quindi ci arriva prima dell'età pensionabile. Per la prima domanda, come si chiama il coso per avere il riepilogo IMSS, si chiama estratto contributivo con valore certificativo, che, questo lo dico a beneficio e informazione di tutti i telespettatori, l'IMSS è dal 1989 che dovrebbe inviare a casa, dall'89, quindi 1980, quindi il secolo scorso, dovrebbe per legge, legge 88 dell'89, inviare con valore certificativo l'estratto conto casa di tutti i lavoratori. Non l'ha ancora fatto. Ogni tanto si parla del famoso bustone arancione, ogni tanto lo sentite parlare, e questo qui dovrebbe essere quello che dall'89, la legge 88, ha fissato come obbligo dell'INPS. L'INPS non l'ha mai fatto, però se richiedete l'estratto contributivo con valore certificativo, vi rilascia. Che cosa vuol dire questo? Che quello che c'è scritto lì è Vangelo. Per chi ci crede, per chi non ci crede sarà Corano, e per chi non ci crede sarà un'altra roba ancora. Però diciamo è una roba proprio che quelli è intoccabile, cioè, una volta che ha stabilito così, quello lì è giusto. Per cui estratto contributivo con valore certificativo. Ok, direi a questo punto di fermarci per la pubblicità e poi al rientro daremo ancora spazio alle vostre telefonate. A fra poco. Bentornati, sentiamo subito il prossimo telespettatore. Pronto, buonasera. 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 Volevo parlare col dottor Zanni. Sono qui. Prego. Dica. Col dottor Zanni per quanto riguarda gli invalidi, sì, oncologici, sì, che hanno avuto il 100% di invalidità e che non viene riconosciuto l'accompagnamento, quando invece c'erano trascendenti della Corte Costituzionale che riconosceva negli anni 2000, dal 2000 fino al 2012, mi sembra, riconosceva l'indennità di accompagnamento se facevano chemioterapia in degli hospital o in ospedale accompagnati. Però adesso mi sembra che ci siano, che chi ha l'accompagnamento, anche se malato oncologico, non danno l'accompagnamento e uno deve fare ricorso, mettere l'avvocato, andare davanti al giudice del lavoro, che mettono il CTU per poter valutare se uno è deve o non deve avere l'accompagnamento. Volevo chiedere esattamente a tal proposito, ci sono state centinaia di persone che hanno avuto l'accompagnamento, come mai adesso non riescono più a ottenerlo? Perché l'INPS si vede che avrà voluto serrare i sacchi o i secchi. Allora, guardi, io le dico quello che risulta a me. Questo è un problema aperto da tanti anni, non è una roba recente.
e che avevo approfondito a suo tempo, e quello che mi risulta è questo, che solo la Regione Puglia aveva riconosciuto ai malati oncologici che fanno chemioterapia la possibilità di percepire l'indennità d'accompagnamento legata ai giorni della terapia. Alle altre regioni, per quello che ne so io, non hanno mai riconosciuto questa possibilità. Questa è una battaglia di civiltà. Non penso, per quello che mi risulta, che ci siano sentenze della Corte Costituzionale, perché se ci fosse una sentenza della Corte Costituzionale diventerebbe automaticamente una legge, cioè per cui non ci sarebbe più nemmeno bisogno di andare davanti al giudice, perché come sapete la Corte Costituzionale è chiamato anche il Tribunale delle Leggi, una sentenza di Corte Costituzionale è legge, quindi si applica immediatamente. È valso ad esempio per la legge elettorale, dichiarata illegittima. Ex tunc, quindi dal momento stesso. Per cui probabilmente lei riferisce a sentenze, magari di Cassazione, che le sentenze di Cassazione, a differenza delle sentenze di Corte Costituzionale, fanno quella che si chiama in termine tecnico giurisprudenza, cioè indirizzano il giudizio del giudice, scusate il bisticcio, ma è così. Ecco, io per adesso, al di là di questo aspetto tecnico, che è quello che risulta a me, ma penso che sia così, perché conosco tanta gente purtroppo che è in trattamento chemioterapico e l'accompagnamento non lo prendono, direi che questa è una battaglia di civiltà, che bisognerebbe portare avanti come battaglia di civiltà, perché un malato oncologico che fa la chemioterapia, vi posso garantire che altro che accompagnamento che bisognerebbe dargli quello. Però, ripeto, per quello che ne so io, non c'è. Sono sentenze di Cassazione, questo sì. Bah, non ho parole, sinceramente. Calcolare, cioè, che l'indennità d'accompagnamento... A volte veramente ci chiediamo, ma questo è un paese civile? Allora, qui cioè, io adesso mi rendo... Di fronte a queste ingiustizie così palesi. Io voglio fare una premessa. Premesso che io in politica non mi ci metto, quindi tranquilli che adesso quello che dico non lo faccio per captazio o benevolenza, cioè per avere la vostra consenso. Dunque, l'indennità d'accompagnamento, parliamo di 500 euro al mese, va bene? Adesso mi rendo conto che faccio un discorso demagogo, ma pensiamo che 500 euro al mese un parlamentare che abbia fatto un giorno di legislatura prende 4 volte al mese. Sì, vergognoso, l'abbiamo già detto più volte. Esatto, cioè, ogni tanto bisognerebbe soprattutto dirlo, per tutelare i deboli. Esatto, anche perché dico 500 euro al mese per uno che ha l'accompagnamento non gli servono neanche per pagare settimana uno che gli va dietro, però insomma diciamo, ecco. Sì, però dovrebbe essere appunto a tutela dei deboli, esatto. Vengono forti i dubbi. Sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto, buonasera. Sì, buonasera a lei, buonasera. Sono Gaetano, chiamo qui da Milano, zona sud. Buonasera. Senta, io volevo chiedere un'informazione, una domanda all'amico. Dica. Non ricordo il nome, però lo seguo spesso. Zani, Paolo Zani. Paolo. Paolo, ecco, buonasera. Buonasera. Io lavoro in un ente pubblico, non posso dirle quale perché sennò rischio che magari domani volo dalla finestra. No, la mia domanda è questa, perché non me la sanno dare l'informazione. Io ho iniziato a lavorare nell'87, sempre in una struttura pubblica, e quindi poi ho fatto vari passaggi fino ad approdare adesso a questa ultima. E quindi a luglio praticamente sono 28 anni che lavoro. Premesso, io sono stato assunto con la categoria protetta, con la legge 113, quella che riguarda i non vedenti e gli ipovedenti. Io fortunatamente sono ancora un residuo visivo. E questa legge prevede praticamente un abbono ogni 3 anni, un anno. Volevo sapere se io ho 50 anni. Quando posso andare in pensione facendo questi calcoli qui, diciamo così, con l'abbono dei 3 anni in uno, ogni 3 anni un anno? E poi l'eventualità, se io ho un'invalidità 100%, siccome ultimamente sto avendo anche dei problemi abbastanza seri all'udito, se dovessi fare una domanda di inabilità tramite la l'INPS, posso sfruttare questa possibilità di andare prima in pensione? Oppure no? Allora, grazie, buona serata. Buonasera anche a lei. A lei. Allora, adesso facciamo un calcolo spannometrico. Le danno un anno ogni 3, se ha fatto 28 anni le darebbero 10 anni.
sarebbe 2,8 anni, 10 anni, sì, diciamo 10 anni, ecco. Per cui diciamo lei nella migliore delle ipotesi oggi avrebbe 38 anni di contributi e non sono sufficienti per andare in pensione. Lei può chiedere l'inabilità al servizio, cioè a qualsiasi proficuo lavoro, lo può chiedere ma non lo potrà chiedere, cioè lo potrà chiedere per invalidità che sono intervenute dopo dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, cioè se uno è cieco dalla nascita non è che possa chiedere l'invalidità in quanto cieco, ma potrà chiedere se gli è venuto addosso qualcos'altro. Questo lo può fare, valutatelo però bene con il medico, perché questa qui è una partita un po' delicata, è una cosa particolare che vale per il pubblico impiego, perché si potrebbe chiedere alla commissione di essere sottoposti a visita, però bisogna stare attenti perché la commissione potrebbe o dire che lei è inabile a qualsiasi proficuo lavoro e quindi se ne sta a casa, prende la sua pensione e non ci sono problemi. Però ci sono dei casi in cui dicono che è invalido, insomma non abile alla mansione, e l'ente dovrebbe trovare una mansione cui lei è abile, che lei riesce a fare. Se l'ente gliela trova, bene, se l'ente non gliela trova potrebbe anche essere licenziato. Quindi state molto attenti quando fate questo tipo di domande. Il consiglio che io vi do, ve lo do sempre a prescindere, ma in casi del genere rivolgetevi veramente a un patronato, al patronato INAS della CISL, perché lì avete il medico legale, avete l'avvocato, avete tutti gli strumenti per poter valutare esattamente cosa vi convenga fare. Ecco, riepiloghiamo magari quello che è l'argomento del giorno, visto sì. Che insomma abbiamo fatto fatica a parlarne, perché giustamente davamo spazio ai telespettatori, così lo archiviamo. Allora, se lo archiviamo così non ne parliamo più, tranne quando poi dopo uscirà ancora, perché ripeto, abbiamo parlato dei modelli, della consegna dei modelli RED. Il RED sta per redditi. E cosa sono? Sono i modelli che alcuni pensionati, non tutti, e mi riferisco a chi è titolare di pensione di reversibilità, a chi ha un assegno di invalidità, a chi ha un assegno di invalidità civile, a chi ha un assegno sociale, devono dichiarare all'INPS tutti gli anni. Di queste persone, che è già una fetta ridotta rispetto ai 16 milioni di pensionati italiani, una fetta ridotta, chi fa il 730 non deve fare niente, per cui si riduce ulteriormente. E ulteriormente si riduce perché chi doveva farlo e non l'ha fatto, a ottobre, settembre-ottobre, ha ricevuto una lettera di sollecito. Per cui chi ha ricevuto una lettera di sollecito e non ha provveduto a fare il modello RED, si dia da fare. Ok, abbiamo ancora un telespettatore in linea, probabilmente l'ultima telefonata che riusciremo a prendere stasera. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto. Ecco. Buonasera. Prego. Pronto, buonasera. Buonasera, sì, buonasera, dica. Allora, volevo sapere le informazioni. Se posso. Ecco, io ho iniziato a novembre del 75 a lavorare. Sì. Sì, allora del 75. Sì. Mi piacerebbe sapere con la legge di adesso, perché nel senso di tutti i colori, andrete a finire di lavorare. Lei quanti anni ha? Ci ascolti tramite il telefono? No, dipende l'età, cioè nel senso, quanti anni ha? Io faccio 55, perfetto. No, ci siamo capiti. Okay, allora, era il dato che mancava. Allora, diciamo che se è cominciato nel novembre del 75, lei a novembre di quest'anno dovrebbe avere 41 anni di contributi, giusto? Ovviamente si ha pagato tutti i contributi. Con 41 anni di contributi nel 2015, sì, perché sono 40 alla fine del 2014, quindi 41, lei dovrebbe andare in pensione sicuramente non nel 2015, perché servono 42 anni e 6 mesi, non nel 2016, perché ne avrà 42, andrà nel 2017, quando serviranno 42 anni e 10 mesi di contributi. Quindi sui 42 anni e 10 mesi glielo garantisco, bisogna vedere quanti anni ha maturati fino adesso. Facciamone ancora una, se ci riusciamo, abbiamo meno di un minuto. Pronto, se buonasera. La domanda è breve, ce la facciamo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Prego, dica. Buonasera, sono Sergio, ho una domanda al dottor Blani, per cortesia. Dica. Sì, prego. Senta, io dal 1 gennaio del 1973 fino al 31-12, sempre del 73, ho lavorato come agricolo giornaliero. Sì. Per un totale di solamente 100 giorni. Sì. Poi, da quella data fino a tuttora che sto lavorando, sono passato nel settore meccanico. Sì. Vorrei sapere, quei 100 giorni da lavoratore agricolo giornaliero, sì, come vengono conteggiati a livello pensionistico?
che ora sono in ridosso della pensione. Allora, innanzitutto vale per lei, cioè qui è una casistica molto particolare. Se non ricordo male, bisognerebbe dividere per tre, quindi 100 giorni sono 32-33 settimane. Va verificato, perché poi quello che le ho detto dipende poi dalla contribuzione che c'è dopo. Se vuole il mio consiglio, lei faccia anche lei una richiesta di estratto certificativo, quindi estratto contributivo con valore certificativo, e lì l'INPS gliele fa il ricalcolo. Ripeto, 100 giorni dovrebbe, che poi dipende da quanti anni aveva quando ho fatto i 100 giorni, perché se fosse stato un ragazzo divide per due anziché per tre, deve fare un estratto certificativo. Ok, siamo giunti in conclusione, grazie a Paolo Zani. Grazie a voi. Competente e puntuale come sempre nelle sue delucidazioni che vi ha fornito. Grazie a voi per averci seguito, restate su Telenova. Buona serata.